Mister, una partita da due volti, un po' in difficoltà nel primo tempo, molto bene nel secondo e poi ovviamente episodi a nostro favore che indirizzano anche sotto l'aspetto di vedere, di leggere la partita in maniera molto positiva. Sì, credo che ci sia stata due tipi di partite. Nel primo tempo eravamo un po' lenti, però alla fine siamo stati bravi poi a crearci l'episodio che poi ha sbloccato la gara, li ha fatti rimanere in 10, quindi poi i ragazzi sono entrati in campo con un'altra verve, insomma, con un altro spirito, volevano prendersi la partita, quindi hanno fatto tutto quello che si doveva fare. Poi è normale che quando poi ti concedono gli episodi, tu li sfrutti, credo che sia importante anche quello. Tornando all'episodio del rigore di Saluzzo, no? Che ha detto decidono i ragazzi chi si sente di tirare, la stessa cosa si è rivista oggi, lei dalla panchina no, sapeva no, che chi? No, io sono sereno a prescindere da chi. Abbiamo visto anche un bel gesto, Pablo che si è avvicinato al dischetto, Vutai che ha preso in mano il pallone, si sono parlati brevemente e poi è andato Vutai. Ma alla fine secondo me il rigore è giusto che lo tira a chi se lo sente, perché comunque in quel momento ha un'energia positiva, quindi a prescindere da se uno lo può segnare o sbagliare, credo che sia giusto andare sul dischetto chi poi si sente di battere il rigore. Sui cambi è una costante che ultimamente personale, cioè quello che vedo io, Pereira molto bene quando subentra, sembra quasi che abbia più un senso più di responsabilità il ragazzo. Ma credo che è importante farsi trovare pronti, se è questo Pereira è normale che può darci veramente una mano, quindi sono contento perché alla fine quando trovi ragazzi che si mettono a disposizione e che vogliono comunque essere la partita a determinare, penso che l'allenatore sia molto importante. Arriva Pasqua, ci fermiamo, oggi è già giovedì, questi 2-3 giorni in più di riposo come una di fermarsi e poi di riniziare dopo Pasqua può aiutare a un gruppo che comunque che sappiamo bene ha avuto delle difficoltà, dei giocatori che non sono proprio in perfetta condizione, può essere un aiuto? No, sicuramente sarà un aiuto perché questa squadra ha bisogno anche di staccare un po' la spina, perché comunque dal 3 settembre è un rincorrere di giornate una dopo l'altra, quindi credo che questi 3 giorni possa anche aiutare a recuperare qualcuno, a far ricaricare le pile a qualcun altro e a concentrarci sulle ultime 5, perché alla fine adesso abbiamo 5 finali. Lei non ha mai parlato a Sanremese, evito di dirle se vede questo continuare face to face con la Sanremese. Ma credo che più che face to face bisogna guardare al Novara. Se il Novara fa 5 vittorie, gli altri possono fare qualsiasi cosa, qualsiasi altro risultato. Quindi io credo che se la squadra comunque anche in difficoltà riesce a fare un risultato del genere, bisogna essere contenti, perché la squadra sta veramente facendo un campionato incredibile. Grazie, grazie. Grazie.